Introduzione al romanzo di Gianni D'Andrea, Il mio angelo. Angelo significa inviato, messaggero. Esso è uno dei tanti modi di identificare una presenza divina nella nostra vita. L'angelo è colui che, pur apparendoci in sembianze umane o animali, viene da noi percepito come qualcosa di non umano. Secondo i casi, può essere una percezione dolcissima, sublime, celestiale, o tutto l'opposto, bestiale, violenta, impressionante. In ogni caso, qualcosa che chiaramente non appartiene alla nostra dimensione. Da sempre gli angeli accompagnano la nostra storia in tutte le parti del mondo. E non esiste religione che non abbia un concetto uguale a quello che nel nostro linguaggio greco-latino è chiamato angelo. Di angeli ce ne sono principalmente due tipi, quelli del bene e quelli del male, detti anche tentatori. Entrambi sono nostri custodi, entrambi non hanno il libero arbitrio. Questo significa che entrambi non possono prendere iniziative autonome, non possono giudicare e non possono sbagliare. Noi siamo co-creatori. E così abbiamo creato le bestie ribelli, quelle negatività che per loro natura sono schierate contro la volontà di Dio. Dobbiamo ancora fare la scelta che gli angeli hanno già fatto e quindi loro sono più avanti. Proprio questa situazione ci pone in una condizione di libertà superiore a loro. Perché con il nostro libero arbitrio possiamo rendere grazie a Dio in libertà, come nostra decisione autonoma, e rendendo grazie facciamo la sua volontà, non per situazione, ma per scelta, e questa è una parte molto importante. Lasciamo in sospeso ogni considerazione rispetto alle bestie ribelli e prendiamo in considerazione solo gli angeli custodi. In questa situazione gli angeli non sono solo messaggeri, ma anche i nostri aiutanti nelle esperienze necessarie alla nostra crescita. Questo processo è di tipo duale e può avvenire in due modi fondamentalmente diversi, che però, giorno per giorno, minuto per minuto, si mescolano tra loro. Da una parte, le nostre buone azioni, cioè quelle che sono in linea con la nostra crescita, dove gli angeli del bene ci aiutano, ci supportano, ci donano l'energia supplementare per affrontare l'azione. Dall'altra parte, le cadute, gli errori e le difficoltà in cui gli angeli tentatori cercano di farci scoprire tutto noi stessi, perché la nostra completa realizzazione non può prescindere da una totale conoscenza di noi stessi, quindi arriviamo più facilmente a conoscere noi stessi attraverso un processo per esclusione. In pratica, i nostri errori ci fanno capire ciò che non siamo e, a furia di escludere ciò che non siamo, arriviamo a intuire ciò che veramente siamo. Amare significa che dobbiamo prima amarci. Amarci è impossibile se non accettiamo tutto di noi, se non ci allontaniamo dal mito di noi stessi e non guardiamo la realtà in faccia. Ad esempio, siamo uomini, non figli di Dio. Se ci lasciamo guidare dagli angeli, allora scopriamo entrambe le dimensioni di noi. Possiamo amarci e di conseguenza amare gli altri in modo incondizionato. Entrambi gli angeli ci guidano verso il nostro bene, perché anche se non siamo figli di Dio, però abbiamo la dimensione divina scolpita e codificata nel nostro DNA. Quindi quello che dobbiamo fare è proprio recuperare questa nostra dimensione divina e attivarla per il passaggio che è in atto. Purtroppo l'attenzione è stata sempre rivolta agli angeli del bene, sia perché queste entità sono percepite come un aiuto, sia perché il male fa istintivamente paura. Invece gli angeli del male, detti anche tentatori, sono importanti quanto quelli del bene. E vista la nostra propensione a cadere, a volte sono ancora più utili. Ed ecco perché è importante comprendere che anche le cadute e le difficoltà ci sono donate dagli angeli per scoprire noi stessi. Ringraziate sempre anche per gli intoppi della vita e ringraziate gli angeli tentatori, perché attraverso tutte le difficoltà che incontrerete nella nostra vita, vi faranno scoprire voi stessi. Prima di tutto, notiamo che il termine destino è definito come il susseguirsi degli eventi, predeterminato da una forza superiore. Ebbene, la scienza
sembra offrire un barlume di risposta, o perlomeno qualcosa che vi si avvicina. Nell'ambito scientifico si cominciò a discutere dell'argomento attorno al 1965, quando il fisiologo dell'Università della California e premio Nobel Benjamin Libet condusse, con gli strumenti disponibili all'epoca, un affascinante esperimento. Dimostrò che l'area cerebrale addetta alla pianificazione dei nostri movimenti corporei entra in funzione 3 decimi di secondo prima della vera e propria volontà di eseguire l'azione vera e propria. Perciò, prima ancora che l'individuo decida coscientemente di volerla compiere. Anni dopo, il ricercatore John Dylan Hynes ripropose gli stessi esperimenti, ma con strumenti molto più sofisticati. Indovinate un po'? Ottenne gli stessi risultati. Ciò farebbe supporre che il cervello agisca autonomamente anche nelle decisioni che riteniamo mentalmente coscienti, in base a impostazioni che ancora si ignorano. Nei casi in cui il nostro cervello ha già deciso, prima che noi ce ne rendiamo conto, se accettare o no quella sigaretta e bere un bicchiere in più di vino o meno, oppure se cedere o non cedere a qualche invitante tentazione, come possiamo sostenere imperterriti che siamo ancora noi gli artefici della nostra vita? C'è una linea che definisca ciò che vogliamo veramente? O le decisioni prese dal nostro subconscio sono in qualche maniera frutto di una nostra stessa più alta consapevolezza di cui non ci rendiamo conto? O ancora c'è uno spiraglio di possibilità del fatto che certe cose nella nostra vita siano già prestabilite? Ma forse inconsciamente, prima di prendere una decisione, sappiamo già cosa fare, in quanto siamo comunque sempre noi a decidere, anche se lo facciamo prima ancora di pensare. Quindi, lo scrittore Gianni D'Andrea crede che, per dimostrare che il destino esiste, bisognerebbe decidere una cosa, ma fare il contrario, nella decisione che il destino sia già scritto. Donna, una parola non ancora identificata molto bene dall'universo maschile ancora oggi che siamo arrivati nel XXI secolo. Con questo dire lo scrittore Gianni D'Andrea non vuole innescare le solite polemiche inutili in cui si fa quasi sempre di tutta un'erba un fascio. Perché in entrambi gli universi, sia quello maschile che femminile, senza distinguere l'individuo nelle sue facoltà, sia fisiche che mentali, è giusto per far capire a chi non è ancora informato di tale significato. Ciò che viene specificato nell'enciclopedia libera Wikipedia, vi faccio ascoltare cosa viene espresso e scritto alla parola donna. La parola donna deriva per assimilazione consonantica dal latino domna. Essa è una forma sincopata del latino classico domina, cioè signora. L'uso del sostantivo donna è attestato tuttavia anche nel provenzale. Ogni essere umano è dotato di 23 coppie di cromosomi, una sola delle quali è diversa, perché caratterizza il sesso. Infatti troviamo XX per la femmina e XY per il maschio. In linea di massima, l'anatomia femminile si distingue da quella maschile per un diverso apparato urogenitale e per i caratteri sessuali secondari. La longevità. Dal punto di vista della patologia,
Le donne presentano una suscettibilità differente dall'uomo, essendo alcune malattie più caratteristiche dell'uomo e altre più diffuse nella donna, per motivi genetici, ormonali o comportamentali, nonché per l'assetto anatomico funzionale. Alcuni studi eseguiti nel 70 e 80 del secolo XX hanno descritto nella donna un'alta morbilità accompagnata da una bassa mortalità rispetto all'uomo, per il quale avviene il contrario. Nei paesi maggiormente sviluppati, le donne vivono mediamente circa 5 anni più a lungo degli uomini. Il comportamento. Per quanto riguarda le differenze emotive, psicologiche, comportamentali e sociologiche tra donna e uomo, molti studi comparativi di prevalenza sono stati fatti, con risultati sempre molto discutibili. In altre parole, il comportamento della donna e per lo più quello dell'uomo le consente, quindi, la condizione femminile è sempre relativa all'evoluzione sociale, ai ruoli che l'uomo conferisce o riconosce alla donna, al costume, al livello di cultura e spesso anche alle condizioni economiche, che ancora più spesso sono determinati dalla religione dominante. Nella maggioranza delle culture la donna si veste in maniera differente dall'uomo, sia per questioni relative al pudore che per esigenze sociali o religiose. Le condizioni della donna. Grazie alla lotta intrapresa dal femminismo e dai movimenti simili, si è giunti non alla risoluzione della parità fra uomini e donne, ma a una profonda rivalutazione della condizione femminile. Tale problema rimane ancora oggi un tema fondamentale di riflessione, tanto da arrivare ad avere un ruolo prepotente in molti dibattiti civili e politici. Il 25 novembre per l'eliminazione della violenza contro le donne, tema in cui la protagonista del romanzo si racconterà in prima persona nello stupro che subirà. Nella Bibbia di Deuteronomio, al versetto 22, 23 e 29 si legge: se una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo trovandola nella città si sarà giaciuto con lei, siano condotti ambedue fuori dalla porta della città e siano lapidati finché muoiono. La fanciulla perché pur trovandosi in città non ha gridato e l'uomo perché ha violato la donna del suo prossimo. Invece, se un uomo trova una giovane fanciulla per i campi e giace con lei facendogli violenza, muoia soltanto l'uomo perché ella può aver gridato ma nessuno è venuto in suo aiuto. Quindi non ha commesso colpa degna di morte. Invece, se uno trova una fanciulla vergine e giace con lei, se verranno scoperti, l'uomo che si sarà giaciuto con la fanciulla deve pagare al padre di lei 50 sicli d'argento, ed ella sia sua moglie, perché l'ha disonorata, e né la potrà rimandar via per tutta la sua vita. Nell'antichità, riferita al periodo avanti Cristo, che si ricordi la prima menzione scritta dello stupro, o violenza carnale che sia, è nel codice di Hammurabi, re di Babilonia. Infatti, nel Rigo 129, diceva che se la vittima dell'aggressione era una donna sposata, vittima e aggressore dovevano essere puniti allo stesso modo, come adulteri tramite annegamento, ma si lasciava al marito la facoltà del perdono. Il Rigo 130 diceva invece che se la vittima era una giovane non sposata, si prevedeva di giustiziare solo l'aggressore. In Italia il primo processo per stupro fu mandato in onda dalla RAI il 26 aprile 1979 come documentario dal titolo Processo per stupro. L'intento della regista Loredana Dordi era quello di documentare un meccanismo sociale, segnalato in molti congressi femministi a livello internazionale, che durante un processo per stupro la vittima si trasformava in imputata. Il documentario fu seguito da 9 milioni di telespettatori,
insignito del Premio Italia e presentato a svariati festival del cinema. Se ne conserva oggi una copia al Museum of Modern Art di New York. La vittima del processo filmato era una giovane di 18 anni che denunciò per violenza carnale un gruppo di 4 uomini. Il processo fu reso difficile dal fatto che la vittima conosceva uno degli imputati e non presentava segni di percosse o maltrattamenti. Come difensore di parte civile, ancora una volta l'avvocata Tina Lagostena Bassi, in un'intervista del 2007, dichiara: ricordo che la gente era sconvolta perché nessuno immaginava realmente quella che avveniva in un'aula giudiziaria, dove la giustizia era altrettanto violenta come gli stupratori nei confronti delle donne. Gli avvocati difensori al processo inquisirono sui dettagli della violenza e sulla vita privata della persona offesa, al fine di addossarle la responsabilità dell'essere stata abusata. Tanto che a un certo punto Tina Lagostena Bassi sente la necessità di ribadire che il suo ruolo non era quello di difendere la giovane che aveva denunciato i 4 imputati, perché l'atteggiamento mentale che emergeva in aula era che una donna di buoni costumi non poteva essere violentata e se c'era stata una violenza, questa doveva evidentemente essere stata provocata da un atteggiamento sconveniente da parte della donna. E se non c'era stata una dimostrazione di ribellione, la donna doveva essere consenziente. E poi continuò nel dire: voi donne, cosa avete voluto? La parità dei diritti incominciando a scimmiottare l'uomo? Voi portavate la veste, perché avete voluto mettere i pantaloni? Avete incominciato con il dire abbiamo parità di diritto, perché io alle 9 di sera devo stare a casa mentre mio marito, il mio fidanzato, mio cugino, mio fratello, mio padre, mio nonno e il mio bisnonno vanno in giro? Vi siete messe voi in questa situazione? Ognuno raccoglie i frutti che avete seminato. Se questa ragazza fosse stata a casa e l'avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente. Infatti, ora guardateli in concreto. Signori miei, qui si tratta di una ragazza che ha avuto degli amanti a pagamento. Ora mi rivolgo a voi, cari giurati. Una violenza carnale con fellatoio può essere interrotta con un morsetto, che non è stato fatto. Quindi l'atto è incompatibile con l'ipotesi di una violenza. Ora mi fermo qui affinché le coscienze di tutti, nel rispetto reciproco fra uomini e donne, possano porre fine a tutte le violenze e femminicidi che avvengono in ogni luogo e in ogni dove, aiutandosi l'un con l'altro a porre fine, superando anche le sofferenze che si affronta tutti i giorni negli ospedali con le malattie del corpo e dell'anima. Ora, pensate a immaginare nell'invertire le posizioni in cui una donna violenta e ammazza il proprio marito o compagno per gelosia o addirittura per un'acquisizione di diritto di sua proprietà. Cosa potrebbe succedere nella sfera psicologica dell'universo maschile? Come reagirebbero gli uomini? A questo punto, come scrittore, vi dico: fatta questa introduzione sugli angeli, sul destino, sulla definizione di donna e sullo stupro, vado a iniziare il mio romanzo proprio in uno dei luoghi di sofferenza. L'ospedale misericordioso del Bambin Gesù.